Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle. Allora, oggi voglio andare a toccare quello che è stato un argomento caldo, problematico delle ultime settimane. Stiamo parlando dell'argomento Gli Anelli del Potere, cioè la serie Amazon che parla proprio della seconda era della Terra di Mezzo. Prima di cominciare, mi raccomando, andate qua sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto se volete spingere questo video andate dall'altra parte, pollicione verso l'alto subito e commentino. Allora, Gli Anelli del Potere, ma soprattutto una serie legata al mondo e all'universo narrativo del Signore degli Anelli ha sempre un enorme problema. Questo enorme problema si chiama fandom, perché gli appassionati, gli studiosi dell'universo del Signore degli Anelli sono letteralmente delle persone che vedono il corpus bibliografico di J.R.R. Tolkien come la Bibbia, come un corpus religioso. Hanno una idolatria religiosa proprio nei confronti di Tolkien e della sua opera e di tutto quello che è stato scritto dall'autore. Il problema è che quando tu vuoi prendere Il Signore degli Anelli e ci vuoi fare qualcosa, o prendi letteralmente i diritti del Signore degli Anelli e fai un lavoro come è stato fatto nei primi anni 2000, ok? Come è stato fatto con la trilogia di Peter Jackson, dove hanno letteralmente preso Il Signore degli Anelli, lo hanno stagliuzzato, lo hanno rimontato con un'immagine epica e ne hanno fatto due montaggi, un montaggio cinematografico e un montaggio esteso per gli appassionati. Benissimo, niente da dire, hai preso un corpus, l'hai reso epico e siamo a posto. Già peggio la trilogia dello Hobbit, ma quello è un altro conto. Hai preso un'opera per bambini nata qualche anno prima rispetto al Signore degli Anelli e ci hai fatto tre film laddove fondamentalmente forse c'era spazio per uno o due film, inventandoti anche delle cose. Ok. Nel momento in cui tu vai a prendere accordi con quella che è la Tolkien Estate, cioè chi detiene i diritti su tutte le opere del Signore degli Anelli, su tutte le opere di Tolkien, bisogna che ci vai coi piedi di piombo. Perché se produci una serie su tutto questo argomento, devi avere abbastanza diritti. E qua è stato il problema della prima stagione. Perché? Perché Amazon Prime ha pagato dei diritti stratosferici, si parla di 250 milioni di dollari, per ottenere i diritti sul Signore degli Anelli, sulle appendici del Signore degli Anelli e poco altro materiale. Quindi non siamo andati molto lontani. E la questione qual è? È che si è vista questa roba. Cioè, il fatto che non avessero a mano i diritti, oltre al Signore degli Anelli, a poca altra roba, si è vista. Ma si è vista tutta. Perché la prima stagione del Signore degli Anelli è stata una roba, secondo me, indecente. Ma perché è stata una roba indecente? Perché andava contro gli scritti di Tolkien? No. A me da quel punto di vista fotte sega. A me interessa dal punto di vista visivo. Dal punto di vista visivo, questa serie era una noia mortale. Mortale. Cioè, hanno sminchiato totalmente la figura di Galadriel, hanno sputtanato certi personaggi, cioè era una serie blanda dove la dama Galadriel, che è la Madonna, e non scherzo, qua diventa la classica
combattente femminile, girl power, dei primi anni 2000. Ce n'era bisogno? No. Però va bene, ok? So che poi tutto questo baraccone ha portato anche molta gente a lamentarsi. Poi, se andiamo a vedere il rating della serie su Metacritic o su Rotten Tomatoes, a livelli altissimi, 83 su Rotten Tomatoes, e se non mi sbaglio a 74, 71 su Metacritic. Quindi comunque ha dei numeri alti. Però si sono resi conto che la prima stagione ha avuto dei problemi. Anche e soprattutto dei problemi dal punto di vista del materiale da cui attingere. Cioè, già il fatto che non si potesse utilizzare il nome di Annatar per Sauron quando va da Celebrimbor per costruire gli anelli. Cioè, raga, ma che vodico fa? Cioè, se stiamo parlando della storia di Sauron nella Terra di Mezzo, bisogna che Annatar ci sia e che vada nelle Region a parlare e a lavorare con Celebrimbor. E infatti sembra che dalla prima alla seconda stagione quelli di Amazon siano andati alla Tolkien Estate e abbiano detto: ragazzi, qui se vogliamo fare una serie in 5 stagioni bisogna che mettiamo mano anche al corpus mitologico della storia della Terra di Mezzo, perché è inutile che noi andiamo a inserire Ar-Pharazôn, l'affondamento della sua isola e tutto il resto, però se noi facciamo della roba che va totalmente contro il canone ci bastonano, ma ci bastonano fortissimo, fortissimo. E infatti in questa seconda stagione, secondo me, c'è stato un enorme miglioramento su quello che è il lato della scrittura. Molto ma molto più rapida, molto ma molto più ritmata la trama, e ci siamo, secondo me, tolti di mezzo con questa seconda stagione alcuni personaggi che onestamente non servivano a nulla. Tipo le due Hobbit, secondo me, non servivano a nulla, ed è stato tolto di mezzo il dubbione di chi fosse lo straniero, che era chiaro a tutti che fosse Gandalf, ok? So che non lo volevano nominare, quindi misterione, chi è? Poi, c'è un problema enorme. Chi è lo stregone dell'Est? Chi è lo stregone del Rûn? Allora, se è Saruman è un errore gigantesco, perché in quel momento nel Rûn comunque i due Maiar, i due che sono scesi lì e sono andati, uno nel Rûn e uno nella zona sud della Terra di Mezzo, erano Alatar e Pallando. Quindi datemi uno degli stregoni blu, anche se molto probabilmente quello lì sarà Saruman. Peccato. Però, bene o male, la trama è stata costruita un po' meglio, anche se c'erano delle situazioni di teletrasporto, c'erano delle situazioni in cui bisognava conoscere un po' meglio quella che è la trama e quella che è la geografia della Terra di Mezzo, perché altrimenti non si capisce come gli elfi ci mettano un'eternità per andare dal Lindon alle Region, mentre i nani ci mettono 2 minuti e sembra che si teletrasportino da Moria alle Region. Quindi due aree che sì, sono vicine, ma bisogna un attimo ragionarci. Però è stata una serie particolarmente problematica anche la seconda. Problematica da due punti di vista. Il primo: la scrittura è stata anche qua leggermente più precisa rispetto alla prima, ma rimasta ancora blanda. Situazioni che bisognerebbe raccontare con un pochino più di cura, ma anche banalmente dobbiamo mandare un dispaccio per fare presente a Celebrimbor che Sauron sta andando da lui, ci mandiamo una persona con un dispaccio. Cioè, ma nessuno manderebbe una persona con un dispaccio, perché
come capita, vengono presi dagli orchi, vengono presi dal Tumuriland e ciaone, ciao cuore. Mentre invece una cosa un po' più grande, una cosa un po' più larga, fai vedere che, oh, passaggio è quello, hanno chiuso il passaggio, quindi o ti allarghi o da una parte o ti allarghi dall'altra, in un modo o nell'altro non riesci a raggiungerlo. Perfetto, ok, però spiegalo, fallo capire, non fare una roba che lo capiamo forse noi se siamo un po' più attenti a quella situazione. Deve essere chiaro che tutto quello che è il blocco di Adar è un blocco che ti porta, ti obbliga a passare per aree pericolose che ti portano alla morte. Scritto così, ma siamo a posto, ma siamo a postissimo. Hanno cambiato alcune cose su quello che è la caduta delle Region, ma va bene, perché comunque tutta la situazione di Moria è un po' più impegnativa, un po' più diversa, perché i nani ci arrivano, ok, ma se li ritrovano là a rompere il cazzo, non se li ritrovano in casa alla rottura di cazzo, succederà più avanti. Però comunque, a parte la scrittura un po' ancora blanda, però comunque migliorata, devo dire che almeno sul ritmo narrativo siamo andati molto meglio, molto molto meglio, anche se poi ci si dimentica di alcune trame, perché questa seconda stagione la trama fondamentalmente sono i nani e gli elfi, punto. Gli umani, sì, vabbè, con Ar-Pharazôn che prende il potere, ma già l'aveva preso nella scorsa serie, quindi comunque lo stava prendendo, quindi vabbè, chi se ne frega, ok, siamo lì che va bene. Noi adesso, c'è tipo i Gandalf che se ne va nell'est, all'inizio c'è, poi compare due minuti alla fine dell'ultimo episodio. Vabbè, poteva essere costruito un po' meglio. Cioè, ci costruiscono tutto questo grande incontro con lo stregone oscuro. Questo incontro dura 5 minuti, va via, buona, arrivederci, grazie. Vabbè, ci hai creato tutta questa aspettativa per l'anima del cazzo. Gli umani della Terra di Mezzo sono come il due di coppe a briscola bastoni, e anche lì, da una parte all'altra, arrivano, cioè, in nave ci mettono due minuti per arrivare, quando in realtà ci metterebbero settimane di navigazione, forse mesi di navigazione. Sì, hanno un po' il problema del teletrasporto che aveva anche l'ultima stagione del Trono di Spade. Questo è un problema enorme, che la velocità comunque di narrazione delle trame purtroppo sta andando a incidere in maniera pesante su quello che è proprio e la gestione di quelli che sono i tempi di spostamento delle armate, delle guerre e così via. Cioè sembra che, ah ok, è arrivata una chiamata, tutti sul treno, andiamo. Ma è un mondo medievale, tutti sul treno, andiamo alla guerra come alla guerra. Possiamo parlare? Però io devo dire che a me questa seconda stagione non mi è dispiaciuta. Non lo ritengo un capolavoro, non la ritengo una serie esagerata. È una di quelle serie dove però devi superare lo scoglio enorme della prima stagione. La prima stagione è inguardabile. Superata quella, la seconda stagione va già un po' meglio, ma molto meglio. Vedremo dove va. C'è una cosa nella seconda stagione che mi ha dato un po' da fare, cioè stiamo ragionando su quella che è la seconda era. Perfetto. A me sembra un po' troppo eccessivo che tutti gli anelli vengano fatti in questa seconda stagione, tutti. Perché allora cosa facciamo? Terza stagione caduta di Numenor? Perché a questo punto è così. Terza stagione caduta di Numenor, quindi andiamo a vedere gli umani che si vanno a morire male con i Valar che gli distruggono, praticamente la loro terra. L'arrivo degli uomini nella Terra di Mezzo con la costruzione di Gondor. E poi arriviamo alla guerra. Però ci sono ancora tre stagioni. Dove andranno a
dove andranno, boh. E sembra che la seconda era, a questo punto, che dura secoli, sembra che duri due anni in questa maniera, invece sono secoli, quindi bisogna un attimo capire come vogliono andare a parare, perché bisognerà capire bene come se la giocheranno. Ma vedremo. Tanto, secondo me, la terza stagione la vedremo fra due anni, quindi ciao cuore, aspettiamocela fra due anni. Per il resto, poi, quello che è stato scritto in rete, raga, onestamente, al di là di quella che possa essere la qualità o meno della serie, in rete c'è stata la cloaca massima, la fogna massima degli hater su questa serie. Ogni tanto bisognerebbe anche prendere un pochino più di bilanciamento, perché questa serie ha avuto una quantità di odio, di schifo vomitato, di bile, che non se l'è meritato. Cioè, è una serie onesta, ok? Non è un capolavoro, è una serie onesta. È una di quelle serie dove sì, è da vedere, perché comunque al lato estetico è una bella serie, però non è un capolavoro, non è una di quelle serie imprescindibili. Vabbè, per me non è una serie brutta, è una serie godibile, ma si può fare di meglio. Bisogna sempre bilanciare un attimo il sentiment su quello che sono queste serie. Per dire, noi ci vediamo nei prossimi giorni, ragazzi. Vi saluto perché la tosse mi sta ammazzando. Ciao belli. E vabbè, secondo me la seconda stagione è un po' più rushata a livello di trama, perché adesso veramente ci sono tre cose da fare: affondare Numenor, costruire l'Uriconello e poi c'è la guerra. E poi c'è la guerra tra gli umani e Sauron, cioè tra le razze, gli umani, i nani e gli elfi contro Sauron. Quindi, secondo me l'ha rushata nella seconda stagione.